Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su Nuovissimo Video Mattutino. Non è la spettrale. Oggi devo darvi delle info parecchio interessanti perché riguardano tutte le date di pubblicazione di ogni singola skin che fa parte del Fortnite Mers 2022, quindi Fortnite l'incubo. Non a caso mi sto dirigendo da Ash, lo so, gli abbiamo già fatto visita proprio ieri, anzi, se vi siete persi il videozzo vi consiglio di recuperarlo, ragazzi miei, perché è meraviglioso, io sto amando questo posto. E oggi pomeriggio vi aspetto in live per scoprire tutto il suo set, quindi l'intero bundle che verrà presto lanciato nel negozio oggetti. Esatto, avete capito bene, partiamo proprio da lui. Non vedo l'ora di scoprire e soprattutto provare gli item di questo set assieme a tutti quanti voi. Oggi alle ore 16 verrà consegnato all'interno del mio armadietto e dopodiché, belli miei, lo aspetteremo nel negozio oggetti il 23 ottobre. Il primo spoilerino sulle skin lo abbiamo fatto. Ash Williams sarà il primo di tutto questo mega evento halloweenesco. Ovviamente devo ringraziare infinitamente Epic Games perché mi ha inviato l'intera lista e quindi tutte le skin che usciranno nel negozio oggetti. Ragazzi, ho data per data. Come già detto, si parte con Ash Williams nel mio armadietto Mega Showcase oggi a partire dalle 16, ma la sua data di rilascio è il 23 ottobre alle 2, quindi il refresh dello shop, il solito. La seconda skin a raggiungere l'item shop giornaliero sarà proprio Vivica Sancta, o Saint come volete, e questa uscirà il 25 ottobre. Belli miei, qui di fronte a noi abbiamo un vero e proprio bundle. Sembra proprio uno starter pack, anche perché abbiamo 1000 V-Bucks oltre alla skin, il piccone ed il backpack. Quindi caruccio mi piace, ma andiamo avanti perché Benjamin è lui, ragazzi, è troppo caruccio. Con i suoi occhialini 3D mi ha fatto impazzire dal primo momento in cui l'ho visto. Anche questo parecchio strano, oddio, come set, perché ragazzi abbiamo la skin, il backpack che sarebbe una sorta di Game Boy Advance, ed il piccone è un vero e proprio braccio scheletrico che non lo so. Ragazzi, ho fatto il video ieri riguardo a lui, era scomparso. Ma stiamo scherzando? Ma era scomparso e la morte è tornato. Comunque stavo dicendo, il piccone di Bone Gem è un braccio scheletrico che va ad impugnare una mascella. La skin in questione, tenetevi forte, uscirà il 27 ottobre, quindi tenetevi pronti perché è proprio dietro l'angolo. Dopo Benjamin passiamo ad Ava. Eccovela qui, questa è la sua schermata, non l'unica schermata che riceveremo, ma ragazzi miei, questa skin ha due stili selezionabili e spero proprio in un'emote integrata per passare da una all'altra, è il minimo che possano fare. Quindi sulla sinistra abbiamo la sua versione fisica e sulla destra invece la sua, non lo so, è qualcosa, è tipo il suo avatar digitalizzato, dai. Uno smartphone al centro che viene utilizzato come portale per passare da una dimensione ad un'altra e quindi sì, siamo praticamente noi questi qui, ragazzi miei. Il loading screen di questo bundle è praticamente la nostra vita ogni singolo giorno. La seconda schermata è proprio questa qui e se vi state chiedendo quando uscirà questa nuova skinnozza, il 28 ottobre, ovviamente sempre alle 2 del mattino, refresh dello shop giornaliero. Dopo Ava passiamo ad Abisso. Questa è una skin che non mi fa impazzire tantissimo, però ragazzi miei, il bundle verrà presentato con lei, quindi la skin Abisso, la wrap ed un piccone. La data confermata per questo bundle è il 29 ottobre, quindi ragazzi miei, praticamente ogni 1-2 giorni avremo una nuova skin di Fortnite Mers 2022 nell'item shop e questa cosa
è bellissima. Ma ragazzi, ma sono pazze queste galline, sono pazze. Per non creare confusione, io ovviamente non vi ho detto ogni singola data in cui riceverò le skin in anticipo. Però fatevi un calcolo molto semplice: le ricevo sempre 2 giorni prima rispetto alla data effettiva del loro lancio nello shop. Quindi ragazzi miei, sempre 2 giorni in anticipo, e partiamo con la live per fare lo showcase completo. Mi raccomando, non mancate. Ovviamente dopo Abisso, a chi passiamo? A Jack Assassino. Si sembra proprio brutto. Il 30 ottobre uscirà proprio lui, e credo che sarà una di quelle skin che costeranno poco meno rispetto alle skin che vi ho appena fatto vedere, anche perché lui si presenta così, è solamente lui, non abbiamo backpack, non abbiamo altri oggetti che sono all'interno di un possibile ipotetico bundle, abbiamo solo la skin. Quindi teoricamente sarà una skin da 800 V-Bucks, però teoricamente, attenzione. Questa credo che la aspetteranno davvero in tanti. È una skin parecchio attesa dalla community di Fortnite. E la cosa che mi fa sorridere è che la maggior parte di queste skin, se non quasi tutte, sono uscite dai sondaggi di Fortnite. Quindi sono delle skin create da disegnatori non ufficiali all'interno del team di sviluppo di Fortnite. Questa cosa è fantastica, praticamente è come se fossero delle skin create da voi e portate poi in gioco. Quasi tutte, ragazzi miei. Quindi Remy Broncio, ultima skin di questo Fortnite Mers 2022. E udite, udite, lui uscirà ovviamente il 31 ottobre. Quindi sì, andremo a concludere il tutto proprio con questa skinnozza. Mamma mia, ragazzi. Perfetto, perfetto. Andremo a concludere, ma sì, a tutti gli effetti. Sperando di non aver fatto troppa confusione con tutte queste date di pubblicazione di ogni singola skin che raggiungerà il negozio oggetti, ragazzi miei, fatemi sapere qua sotto tra i commenti quale skin di questo Fortnite Mers aspettate. Qual è la skin che secondo voi merita di più rispetto alle altre? Sono tutte belle, sono tutte davvero carucce, e ovviamente le scopriremo una per una ogni singolo giorno, anzi ogni 2 giorni. Mi raccomando, codigo Martex e la tienda The Fortnite per sostenere tutti questi video mattutini che vengono caricati ogni singolo giorno sul canale, e soprattutto per shoppare queste vostre skin di Halloween. Oggi hanno aggiunto qualcosa che vi ho mostrato già qualche giorno fa. Di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Ah, tranquilli, se non avete visto la sua versione cromo è perché, come già detto nella live dell'update, verrà regalata a tutti coloro che ancora si deve capire un po' bene. Oggi vi presento Fondazione, olè. Dov'è? Black Adam. E guarda qui che cosa hanno droppato. Luce notturna, lo devo dire ragazzi miei, è stata la mia prima skin acquistata su Fortnite nel lontano aprile 2018. Madò. Mi raccomando, il codice, riaggiornatelo ogni 14 giorni, vedete che cosa è accaduto. Supporto un creatore? Nessuno, qui in basso a destra. Non va bene, scade anche a voi, e lo fa ogni 14 giorni. Quindi mi raccomando, Martex così oppure minuscolo è sempre uguale, non cambia nulla, belli miei. Andiamo su Black Adam, bundle, skin singola, piccone ed emote. Io partirei subito dall'emote, che viene a costare 300 V-Bucks, ed ovviamente la postura cambia a seconda della skin che state portando, quindi se maschio o femmina. Poi, mazzo di Hawkman. Vabbè, abbiamo già visto tutto, Qui abbiamo Black Adam che si presenta con 3 stili selezionabili, quindi con, senza cappuccio, oppure reattivo e non reattivo. Eccolo! Madò, il backpack non lo mostriamo, ovviamente sì, anche lui reattivo e non. Qui non fa vedere nulla, eccolo, finalmente ce lo abbiamo. Ed il bundle intero quanto mi verrebbe a costare? Scusate, qui mi segna ovviamente 2900 V-Bucks, ma non è il prezzo reale. Una schermata di caricamento è stata la prima che abbiamo visto all'inizio di questo Fortnite Mers. Vediamo subito il suo prezzo originale, 2000 V-Bucks. Ok, credevo di più, e invece ragazzi, va bene così. 2000 V-Bucks per tutti gli item all'interno del bundle Black Adam. Ragazzi, andrete a vedere questo filmozzo? Io sinceramente non credo, anche perché ragazzi, fino a pochi giorni fa non sapevo neppure chi... No,
Questo è un bel drop. Questo è davvero un bel drop. E non lo avevo neppure visto. Madò, l'ultimo della fila, ragazzi. Questo mi sa che non usciva da un bel po', eh. No, ho appena controllato, ragazzi. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. L'ultima volta che è stato visto nello shop giornaliero risale al 31 marzo 2019. Ben 1300 giorni fa. Ma che cosa mi state dicendo? Ma è passato così tanto? Madò, 1300 giorni? Ragazzi, a più tardi in live e soprattutto anche nelle prossime per scoprire assieme ogni singola skin di questo Fort Nightmares che verrà droppata all'interno del mio armadietto. Qui che cosa abbiamo? Che cos'è? Ah, ok, lava lava. A prestissimo, ragazzi miei. Un saluto da Martex e come al solito un bel... SIA BROTHERS!